La croce. La croce del solstizio e la croce dell'equinozio. Questo è la croce della spiritualità, questo asse qui di Ariete e Bilancia. Ariete e Bilancia, questi sono equilibrati, quindi qui c'è la spiritualità, qui siamo i preti, i sacerdoti, qui questo è l'asse del re, del sovrano, perché qui c'è Cancro e Capricorno, questi sono femminili, acqua, terra, femminili, quindi l'asse politico del re, così ci dice Tolomeo del secondo secolo. Questo, il solstizio, ha a che fare con cose politiche, questo ha a che fare con cose ecclesiastiche, quindi questa è la croce che dobbiamo portare nella vita. Però sempre, sempre vanno considerati più che altro questi quattro giorni. Qui poi più avanti vedremo che in questi segni, Ariete, i segni cardinali, perché ricordiamo, questi sono i segni fissi, Scorpione, Toro, qui c'è i segni cardinali, perché stanno sui cardi. Cardo cos'è? Cardine. Apre la porta. Quindi quando il sole cammina per l'eclittico, lui apre quattro porte, quattro portali. I filosofi ci dicevano che questo è il portale dell'uomo, questo degli dèi. Qui scendiamo in incarnazione nel tropico di Cancro e qui usciamo per gli anelli di Saturno e usciamo dalla incarnazione nel tropico di Capricorno. Luna regna nel Cancer, in Cancro, Saturno regna nel Capricorno, quindi la Luna è qui su questo tropico in Cancro e Saturno è qui, tutte e due di questi pianeti sono importantissimi nella storia della trasmigrazione della nostra anima. Sempre e poi sempre si vedranno i sette pianeti, i luminari, sole e luna, e i cinque pianeti che si vedono ad occhio nudo: Saturno, Giove, Venere, Mercurio, Marte. Infatti abbiamo sette giorni la settimana, domenica, Sunday vuol dire sole, il giorno del sole, poi lunedì, martedì, mercoledì, Mercurio, giovedì, venerdì, sabato, in inglese Saturno. Quindi, e poi vedremo che i sette colori dell'arcobaleno, i sette colori del chakra, le sette note della musica, questi sette è il numero della fisica, del fisico, della materia. 12 è il numero dello spirito, mente, materia, mind over matter. Tutto è creato dalla mente, dalla nostra mente. Noi abbiamo creato questo, noi siamo co-creatori, siamo demiurgus. Guarda che possiamo creare noi. Questo è un computer, è molto intelligente, l'abbiamo fatto noi, sa pensare, con alcuni comandi sul tasto, tac tac tac, fa comunicazione con tutte le parti della terra. Quindi noi creiamo e abbiamo creato questa realtà insieme al demiurgus, il sole, con i sette pianeti del sistema solare, anche Plutone, Urano e Nettuno, anche quelli, però loro appartengono a un'altra ottava. Quindi noi, per quanto riguarda la scienza di sincretismo, le cose basiche, fondamentali, ci teniamo a questi sette contro 12: mente,
materia. E vedremo che come questi pianeti girano, orbitano, rotano e mischiano le loro forze, le loro luci, perché loro hanno un suono, ciascuno, e la loro propria luce, ciascun pianeta, specializzano in una frequenza specifica e devono, se no questa creazione non è possibile. Togli un pianeta solo dal sistema solare e tutto questo svanisce in un attimo. Quindi questi sette sono responsabili del suono e della luce che ci arriva e ci compone i nostri corpi, così che campiamo. Ecco perché in antica Roma si dava libazioni, si dava incenso agli dèi. Quali dèi? Sempre quei sette. Non c'era altri, sempre quei sette. Saturno, Giove, Marte, poi Roma è costruita su Marte. Vai al Foro Romano e vedi la collina di Marte. Come mai tutte le città importanti si costruiscono vicino al campo di Marte o la collina di Marte? Perché Marte è il signore di Ariete, Ariete qui sopra. Poi questo lo facciamo sto pomeriggio, che vediamo che qui c'è la testa dell'uomo, qui i piedi, l'uomo è qui, dico l'uomo, include, scusatemi, sorella, include anche le donne, certo. Comunque si parte dal fatto che umani che sono? Siamo umani, no? Perché abbiamo le mani. Io sono umano perché ho la mano e con la mano manovro, manipolo, manifesto, maneggio. Quante parole! Noi siamo distinti dagli animali per la mano, ecco perché siamo umani. Quindi, scusatemi se sempre dico che l'uomo sta qui dentro, riguarda la nostra razza, perché l'uomo è lo stesso della donna, perché in questa scienza di unità non c'è sesso, solo in questo ballo c'è sesso, perché la luce elettrica è mascolino e femminile, esiste solo nel dualismo il sesso, oppure mascolino e femminile. Però qui dentro, questo è il Tempio dei Cieli, l'eclittico del Sole, e dietro a questo eclittico ci sono sempre 12 costellazioni, 12, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Tutte queste costellazioni corrispondono col corpo. Dentro di noi siamo fatti così, Ariete, cervello, Toro, cervelletto, Gemelli, che poi anche Leonardo da Vinci, quando vedi l'ultima cena, vedi Ariete, Toro e Gemelli che fa così. Perché? In Ecuador si è avuto una spiegazione. Questa è brutta. Preparatevi, eh? Johnny Guzman filmava in una cattedrale e ha visto l'ultima cena di Leonardo da Vinci e cercava di spiegare con un ecuatoriano che ecco che c'è astrologia in questo dipinto. Leonardo da Vinci ha nascosto delle chiavi, ecco che il terzo discepolo fa così, perché infatti gemelli sono le due mani, i due gemelli. E questo tipo ci pensa su un po', dice, o non era può darsi perché quello lì non voleva, quando si scattava la foto, che lui diceva no, io no. Poi, questa è la mentalità, purtroppo questa è la mentalità di quelli che vanno in chiesa, perché li limitano, questo invece libera. Conoscete la verità e la verità vi renderà liberi. Quindi danno spiegazioni letterali invece di spiegazioni letterarie, che sono tutte letterarie. Tutti gli eroi, tutti
alla fine vedremo, dopo la presentazione di questi due giorni, che l'eroe Gesù Bacco Maometto è sempre tu. Siamo noi. Siamo noi. Gesù Cristo, la storia nella Bibbia di Gesù Cristo, l'eroe, siamo noi. Non è nessun altro che noi, alla fine. Poi questo lo vedremo, carissimi. Prima di partire però, perché sempre se scappo in questa fase della presentazione, poi me ne vengo, perché c'è tanto qui da spiegare, tanto. Scusa, puoi finire? Hai detto ariete, toro, gemelli? Ah, sì, bravo. Ma, però non ti preoccupare, perché domani pomeriggio facciamo tutto questo. Studieremo il tempio dell'uomo, oppure di Adamo, perché qui si ha ascendente, qui ascende il sole ogni giorno, sì. E qui discende il sole, il tramonto. A, D, e questo si chiama in astrologia meridiano, Adamo. Oh, lo disse un filosofo greco del IV secolo, Zosimos. Non l'ho detto io, come ho detto prima, io non porto niente di nuovo, non c'è niente di mia opinione qui di questa scienza. Tutto, però tutto, tutti i punti si collegano perfettamente. Una cosa fuori posto, questo tempio della scienza sacra cade in un istante. Non c'è niente, né un punto o una, un segno della lettera T che manca. Okay? Questo lo vedremo. Poi questo è Adam Kadmon. Kadmon. Come in alto, così in basso. E qui vediamo che il corpo comincia qui, tutto comincia qui, marzo 21, questo glorioso giorno dell'equilibrio. La natura sempre va in cerca di equilibrio, perché questo è squilibrio, no? Giorno più lungo, giorno più corto. Qui questo è buono, questo è cattivo, si dice, no. Buono, cattivo, estate, inverno. Inferno. Poi qui lo chiamano il Mar Rosso, perché quando il sole ha prodotto il verde dell'estate e il dio del vino ha cambiato l'acqua in vino, perché in settembre si produce il vino nei strettoi, e in vergine, oggi siamo in vergine, si raccoglie il grano, perché la vergine tiene la mano stesa con del grano dentro, perché quando il sole va dentro il suo segno, lei ci dà il grano. Quindi il pane e il vino sempre si trovano qui, e Leonardo da Vinci ha messo Gesù qui con i sei discepoli, uno, sei alla destra, sei alla sinistra, e questo, quando il sole arriva qui, le foglie degli alberi cominciano ad arrossire, non è vero? Ecco perché si dice, le foglie rosse, il sole sta attraversando il Mar Rosso, perché dopo quando passa attraverso questo giorno più corto, qui muore il Signore Gesù Cristo, poi dopo tre giorni, il 25 di dicembre, è nato il Figlio di Dio, sì, il sole, perché lì questo è il giorno in cui deve partire per scalare la montagna di nuovo, oppure come fa la luna, cresce, il sole anche, cresce e scende. Quindi tutto qui è morto, è rosso, il Mar Rosso. Oppure in teologia lo chiamano questo Egitto. Questo è Egitto e questa è la terra promessa. Ok. Credo che abbia spiegato benissimo questi punti. Ecco qui la onda sinusoidale in una mappa moderna a 12 segmenti di 30 gradi. Interessante, no? Allora, qui, questa è la chiave. Qui si ha la chiave dei cieli.
dobbiamo essere capaci a costruire i cieli, ad essere dei falegnami. Perché Gesù che cos'era? Falegname. Falegname. Perché? È facile, perché Capricorno, il motto di Capricorno è io costruisco. Ariete, il mio segno, io sono. Toro, io ho. Gemelli, io penso. Cancro, come io? Io sento. Sì, io penso. Sì, gemelli? Non io. Eh? No, io sono Capricorno, ma dico, non sarebbe io facile. Capricorno? Gemelli. Ah, no, è l'aria. Mercurio di gemelli è l'aria. Regna sì sul fare, sui nervi, però sull'aria, respirare, quindi comunicare. Spirito, mente, pensare. Mercurio è il messaggero di Dio. Gemini, gemelli è il segno di Mercurio, quindi lui pensa. Cancro, io sento, giusto? I feel, io voglio, leone, io analizzo, vergine, bilancia, io bilancio. Scorpio, io voglio, scorpione, Sagittario, io vedo, Capricorno, costruisco. Ecco perché Gesù, nato 25 dicembre, sarà del segno di Capricorno, quindi sarà un falegname, perché tutti nati di Capricorno sono gente, è il segno più pratico, diciamo così, pratico, sono... Loro vogliono praticare, costruire, fare con le mani, usare le mani, perché la terra ha a che fare con i sensi e Capricorno è proprio un segno di terra cardinale, proprio qui sul cardo, sul cardine, è forte, quindi costruisce. Questo è il segno del massone, ma noi i massoni di oggi che lavorano per i tamponi. I veri massoni, beh, dobbiamo essere questo fatto. Quindi qui c'è l'equatore, 21 marzo, bellezza, vedi il sole in primavera quando viene lì fiorire i profumi, la primavera, aprile, che vuol dire aprile, perché qui arriva aprile. Apre, si apre, aperio, si apre al paradiso di Dio. Questo è il paradiso. Non si menziona neppure quei segni di basso, perché non... Prima di tutto, questo è un cipher. Come si dice cipher? Un messaggio. Una chiave. Cifra. Una chiave. Una cifra. La cifratura. Cifratura. Non bisogna completare l'intera cosa per spiegare tutti i segni. Si dà... Un indizio ai saggi, quindi uno arriva qui e dice qui incomincia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, gli altri poi li hanno dimenticati. No, quindi la sapienza è qui, in questa chiave. Questa è la pietra che gli edificatori hanno buttato via. Nella Bibbia si parla sempre di una pietra, la pietra filosofica. Questa è la pietra filosofica dove noi cambiamo il piombo, il oro, è tutto qui. Quindi ecco la croce cardinale e la croce fissa. La croce fissa. E allora questo qui sempre punta al leone e toro, i due segni fissi. Questi, allora, che sono questi segni? Fissi, cardinali, mutabili. C'è tre tipi di segni. Facciamo questo prima di andare avanti. Allora, i cardi già l'abbiamo visto. I segni cardinali, Ariete, questo è il mio segno, questo è il segno di Eugenio, Cancro, anche lui cardinale, e si vede. Poi domani studiamo come si può identificare ciascun segno solo guardando il corpo e la faccia. Ok? Con immagini, con fotografie di personaggi che conosciamo tutti di Hollywood, diciamo. Quindi, perché questi segni, ogni segno qui, il sole sta
in un differente posto sull'eclittico, quindi cambia la sua luce che arriva a noi. Ecco perché ogni segno produce effetti diversi. Queste persone cardinali sono proprio persone che cominciano le cose, vogliono iniziare delle iniziative, vogliono sempre essere i primi. Io non sto dietro ad altre persone, io sempre cammino avanti, Ariete, perché qui, sì, Capricorno anche. Allora, i Capricorno anche sono bravi a scalare, si arrampicano come capretti, incredibile. Io ho la nipotina di, cominciò la Marisa, cominciò a un anno a camminare, dopo 3 mesi la madre l'ha trovata in piedi sulla tavola di cucina, dopo 3 mesi di camminare, l'ho messo su YouTube, Capricorno. E io già ho detto, dopo un mese ho visto, e sapendo la scienza della luce, ho detto alla madre, ho detto guarda, sta attento a questa qui, perché come l'ho vista scalando dei gradini, delle scale, e come la maniera in cui dopo un mese di camminare, solo un mese, faceva così e non guardava indietro, non faceva come gli altri bambini che anche loro scalano. Tutti i bambini, però il Capricorno non guarda, non ha paura delle altezze, ha una fiducia, specialmente i giovani. Poi dopo, quando si cascono 2 o 3 volte, si grattano un po', poi cominciano ad essere più cauti, però all'inizio no, sono incredibili, bisogna controllarli. Sono come capretti, vogliono entrare in cose dove non dovrebbero entrare e vogliono uscire sempre da qualsiasi posto. Allora, questo è cardinale, perché inizia, qui si inizia primavera, qui si inizia estate, qui si inizia autunno, qui si inizia inverno. Quindi abbiamo l'era di oro, argento, rame, ferro, primavera, già l'abbiamo fatto. Allora, poi dopo questi vengono i segni fissi, perché qui si fissa la stagione, qui oramai primavera in toro è fissa, è solida, la terra, l'elemento di terra stabilizza, il fuoco genera, terra stabilizza, aria corrompe, acqua distrugge. Quindi abbiamo sempre questo aspetto di trinità o di 4, di generare, stabilire, oppure operare e poi distruggere. Ogni cosa genera, ogni cosa nasce. Non siamo nati, no? Poi cresce, poi muore. Ogni cosa nell'illusione elettrica. Quindi generazione, nasce, crescere, morire. Si trovano negli elementi e nelle modalità di astrologia. L'ultimo tipo di segno è quello mutabile. Perché qui oramai inverno, primavera sta finendo. E i due gemelli, come disse Bonatti 700 anni fa, i due gemelli raddoppiano il calore di toro. Già Ariete porta un po' di calore, fiorire, crescono le piante, fiori, tutto bello, toro, un po' più di stabilità, calore, poi arrivano i gemelli e raddoppiano il calore e poi cancro porta una nuova stagione. Quindi sempre tenete in mente questo principio delle modalità. C'è sempre 3 fasi nella creazione: nasce, cresce e muore. Le 3 fasi. E qui è espresso nell'eclittico. Tutto a posto, non c'è niente fuori ordine. Cardinali cominciano, i fissi stabiliscono e poi l'aria, i segni mutabili mutano la stagione, mutano, lo cambiano. Si va verso il cambiamento. Lo oscurano. Lo dividono,
Come? Scusa? Qualcuno ha detto qualcosa? Dicevo, il mutabile va a finire con tutto, dopo cambia, no? Cioè. Mutabile, cambiabile. Mobilità. Quindi questa ruota a 8 raggi si vede dappertutto nel mondo, nelle chiese, nelle cattedrali, dappertutto. Sulle navi? Sulle navi, perché sì. Allora, bellezza. Forza, il sole è forte, mezzogiorno, sapienza, quando tramonta il sole ci porta anche la saggezza. Un po' di maturità, saggezza, sapienza, riflessione. Qui è bello, perché il sole è bello. Se avete studiato i filosofi dei primi secoli, quelli neoplatonici, tipo Iamblichus, Plotino, che era famoso a Roma, Plotino, bravissimo. Chi altri? Plutarca era più prima. Comunque, tutti quelli lì dicevano che c'è il buono e il bello. Ricordiamo, Gesù disse: nessuno è buono fuorché il Padre mio che è nel cielo. Perché Gesù, il Demiurgos, è bello, questo è bello. La creazione è bella, prodotta da Gesù il Sole. Quindi è bello, però il buono è la luce ferma, che in quella non c'è impurità, non ci può essere. E questa è la nostra condizione vera. Beh, insomma, qui c'è tanta informazione. Questa arca qui, che si chiama l'arca reale, royal, vuol dire re, al vuol dire Allah o El, Elohim. Quindi questa è l'arca di Noè, l'arca di Mosè, è l'arca, perché si parla di arco, di minuti, secondi, di gradi, minuti, secondi. Quest'arca però finisce con bilancia, questa finisce con vergine, quindi questa ha 6 e questa ha 7, perché il sistema di 7 è anche usato. Comunque, qui c'è la chiave. Ci rifacciamo a questo più avanti anche. Prima di andare avanti a spiegare la luce come funziona, scrivete, se state prendendo appunti, questo documentario, Prima Fields, da Davide Lapointe. Qui lui ha fatto degli esperimenti in laboratorio dove ha proprio spiegato bene come funziona la luce, l'aspetto positivo e l'aspetto negativo, così distruggendo tutte le teorie della fisica quantistica, perché è molto complicata. Anche Walter Russell 50-60 anni fa, lui ha schiacciato la teoria atomica, che esistono, che questo atomo, you know, come funziona, come ci spiega, dice: prima di tutto il nostro sistema solare è un vortice, così, che i pianeti seguono il Sole, così. Quindi Mercurio qui, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, così. Può essere anche più ampio questo coso, però che il Sole stia nel mezzo fermo così e noi facciamo orbiti così tutti i pianeti, e questo è il centro, no, non è così. Il Sole invece è di fronte, ogni mozione è spirale, dice Walter Russell, ogni mozione spirale, il mondo è creato per spirale, spirito, spirale. E poi il sette che abbiamo detto prima, questo è il serpente. Il serpente è questo. Questo è il serpente sacro che Mosè costruisse di rame e mise nel deserto. E Gesù disse: io devo, come Mosè ha fatto un serpente di rame, anch'io devo essere impiccato su un albero, perché si parla di questo. Questo è il serpente. Quindi quando si parla di sette, si parla sempre di 8. Un'ottava di musica cos'è? Un'ottava di musica a 7 note, però si chiama ottava. Quindi c'è sto problema, no problema, c'è sto linguaggio di septenary octave,
settinario, ottavo, però è sempre l'ottavo.